Le idee sono il punto di partenza, da questo sgorgano, derivano le azioni che possono essere più o meno coerenti con le idee e quindi i risultati, tra virgolette, la persona che diventiamo, l'immagine che abbiamo di noi, che abbiamo di noi stessi. Bravo. Ma in questo periodo, dove molte delle reazioni sono emotivamente dettate da un'immagine social e la nostra identità risente molto dell'emotività che la frequentazione di alcuni social porta. E non è che forse è proprio in crisi il punto di partenza, l'idea? Assolutamente sì, c'è proprio questo, una crisi di idee. Guarda, noi siamo, noi, la nostra mente si ciba di un elemento, di un alimento che si chiama idee. In base alle idee che tu ti metti dentro la testa, puoi essere più sano o più malato, no? Se metti delle idee sbagliate, che tu non vali, che che non sei capace, allora poi tu dopo un po' magari ti ammali, no? Ti ammali. È un po' come quando ti cibi del cibo sbagliato, il tuo organismo si ammala, però la tua mente si ammala magari di ansia o di depressione, ecco, o di altro. Le idee hanno un ruolo fondamentale in questo. Allora è chiaro che proprio oggi che c'è un'urgenza su questo settore, su questo frangente, noi dobbiamo stare molto più attenti al tipo di idee che mettiamo nella nostra mente. Le persone che tu segui su Instagram si chiamano influencer. Secondo te perché? Perché ti influenzano. Che cos'è che ti influenzano? Le idee. E quindi se tu guardi Temptation Island o se guardi un documentario di Piero Angela, ti assicuro che vengono messe delle idee diverse nella tua mente e va bene tutto, purché tu lo faccia in modo consapevole, no? Libertà di scelta da questo punto Ok, di vista. quindi il primo punto, il primo suggerimento in questo caffè è prendiamoci cura delle idee che frequentiamo. Assolutamente, cioè noi dobbiamo avere, esatto, cioè, chi è che ci fa attenzione a quali idee vengono messe nella tua testa? Cioè il programma radiofonico che ascolti la mattina quando porti in automobile i bambini a scuola ti mette delle idee in testa, lo sapevi? Sì, no, ti va bene che siano quelle idee? I giornali che leggi ti mettono delle idee diverse, i programmi televisivi, anche le persone che frequenti, i libri che leggi, quindi prima cosa consapevolezza, quali sono le idee che mi stanno contaminando? Poi, ci possono essere delle idee migliori, magari più utili di altre a promuovere un cambiamento virtuoso in me. E poi, dove le trovo? E poi ancora, come tengo queste idee per me importanti, sempre bene in evidenza nel mio ambiente? Ecco, Psicologia a strappo nasce per dare una risposta a queste domande. Allora ti faccio l'obiezione più banale di Vai. tutte, però questa è una gran fatica, Luca, cioè mamma mia, cioè. Guarda, la vita è una fatica, purtroppo noi bacchette magiche non ne abbiamo, però io credo che la fatica ancora più grande è quella di lasciarsi morire gradualmente, no? La fatica ancora più grande è quella di vivere in un corpo e in una mente che non gira come dovrebbe, perché tu le tieni lì, blocchi al motore. Questa è la cosa che veramente dovrebbe spaventarci più, piuttosto che far esplodere il nostro potenziale, no? Piuttosto che essere ciò che siamo, questa è la vera fatica, credo. Vivacchiare. E